È stata interrotta così la conferenza stampa di mister Alessandro Dossena, troppo grande da contenere l'entusiasmo dei giocatori per la salvezza raggiunta grazie allo 0-0 contro il Chiavari Caperana. Il Valle d'Aosta si è salvato con una giornata di anticipo ed ora è tempo di festeggiare. Le hanno fatto la doccia, mister? Sì, sì, abbiamo fatto festa come era giusto che fosse e siamo stati premiati di quello che abbiamo fatto durante tutto l'anno e oggi ce lo siamo presi con la matematica, dai. Cos'è che le è piaciuto di più quest'anno della squadra? Ma io penso che questa squadra abbia dimostrato il carattere e il senso di appartenenza e io penso che questi sono ragazzi speciali e i ragazzi speciali perciò vanno portati nel cuore per sempre e io e la società li porteremo sempre nel nostro cuore perché questi sono veramente ragazzi indimenticabili, unici e meravigliosi per quello che hanno fatto e hanno dimostrato partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Sembra un po' un messaggio d'addio. No, io penso che non sia un messaggio d'addio, penso che auguro a questi ragazzi il meglio che gli possa capitare in futuro, che è quello di essere allenati da me. E io chiedo solo di poter allenare questi ragazzi perché sono veramente speciali e ce li ho nel cuore. Quindi li confermerebbe tutti? Sì, li confermerei tutti e poi prendiamo anche qualcun altro forte. Per arrivare un po' più in alto? Vediamo, poi ci dobbiamo ancora sedere con la società, vediamo i programmi, dobbiamo pianificare tutti, oggi è un giorno di festa e perciò è giusto che ce lo godiamo tutti e con ognuno i suoi meriti, perché dal magazziniere, l'ha detto stampa, ai giocatori, all'allenatore, allo staff, ai direttori della dirigenza, alla società, al presidente, vicepresidente, tutti quanti hanno dato un contributo, anche il massaggiatore quando massaggiava un giocatore poi faceva gol era anche merito suo. Questo è stato il fulcro e la linea guida importante di questa annata, che ognuno si è sempre sentito importante per il Val d'Aosta.